Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa prima puntata della nostra nuova avventura. Parte ufficialmente la seconda stagione di PCS Summer, il nostro approfondimento estivo su tutto quello che è il calcio dilettantistico territoriale. Si è appena conclusa una stagione ricca di significati, di grandi partite, di grandi giocatori e di grandi contenuti, ma noi siamo già proiettati a quello che verrà. Faremo un punto un po' su quanto si è concluso e quanto sta ancora avvenendo in questa stagione 2013-2014. Proietteremo i nostri occhi verso il futuro con uno sguardo appunto al calciomercato, alle nuove rose che nasceranno, tutto questo al Pontina Calcio Summer Show. Lo faremo insieme a tanti ospiti. Inauguriamo questa nostra kermesse estiva con una squadra che è un po' la rivelazione di quello che è stato il campionato d'esordio. Da vera e propria matricola nel calcio dilettantistico si è affacciata per la prima volta appunto l'FC Erclima Anzio Lavinio, e ne parleremo con la mente, il fulcro, un po' il tuttologo, il tuttofare dell'Erclima, ovvero il vicepresidente Gianluca Tommasi. Buonasera. Buonasera, troppo buono, grazie per i complimenti. Gianluca Tommasi è insieme al suo erede, il suo piccolo erede, magari vedremo se dopo vorremmo fare anche una battutina con lui, ma quest'anno per l'Erclima ci sono stati anche tanti giocatori di grosso profilo. Tra questi giocatori c'è anche Salvatore Catania. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ma non abbiamo soltanto i protagonisti del calcio giocato, abbiamo i cosiddetti protagonisti anche del calcio parlato. Una delle novità di quest'anno di PCS Summer, abbiamo con noi una rappresentanza importante e significativa dei cosiddetti talent, ovvero opinionisti che daranno i loro responsi, i loro voti su quella che è la stagione che si è appena conclusa delle squadre del territorio. Eccoli qui accanto a me. Io partirei da un tuttologo, colui che conosce un po' tutti, appunto Mister Benedetti. Buonasera Mister. Buonasera Daniele e buonasera ai tuoi ospiti, grazie. E accanto a lei una persona che parla, come tutti sanno, chiaro, anzi chiarissimo, Salvatore Cannata. Buonasera, buonasera. E poi abbiamo purtroppo per voi amici una presenza un po' inquietante, volevamo risparmiarcela ma purtroppo così non è stato, ecco con noi Matteo Lupini. Beh, grazie per questa presentazione, guarda, mi hai commosso gli ascelli. Comunque, buonasera a tutti voi cari amici telespettatori. Come potete vedere siamo tre giudici di peso, quindi io fossi voi starei molto attento. Comunque vorrei sottolineare che abbiamo anche dei soprannomi, lui è Cesare, lui è Pompeo e io sono Grasso. Da notare sulla mia stazza. Non avevamo dubbi Matteo, ti conosciamo benissimo, ma abbiamo iniziato a conoscere benissimo quest'anno la realtà dell'FC Erclima, una realtà che chiaramente si fonda sul volere, sulla volontà, la ferma volontà dei due cardini, ovvero il vicepresidente Gianluca Tommasi e il presidente Ferdinando Castaldo. Sì, principalmente i fondatori di questo percorso calcistico è dettato da me, sottoscritto, e dal presidente Ferdinando Castaldo. Ci siamo impegnati moltissimo quest'anno affinché questo nostro sogno potesse diventare una realtà. Se permetti mi do un voto, non è un bel lotto comunque per il campionato dell'FC Erclima. Allora, nel frattempo arriveranno poi anche i voti dei nostri talent. Vediamo alle sue spalle una rappresentanza dei calciatori. Ricordiamo che la stagione dell'Erclima non si è ancora conclusa perché sono ancora in atto le partite valevoli per la Coppa Provincia. Sì, siamo stati proprio
poche ore fa in FIGC a Latina e niente, abbiamo una partita di semifinale contro il Lenola che giocheremo a Sabaudia alle 16.30 domenica al Stadio Comunale di Sabaudia. Siete arrivati a questa partita dopo l'ennesima vittoria importante con due firme importanti di Pietro ma soprattutto il presidente Ferdinando Castaldo. Ci è riuscito finalmente, era una cosa che lui si era ripromesso, quella di comunque far gol. Ci è riuscito, è entrato a 10 minuti alla fine e ha segnato, ha fatto il quarto gol. Sugli scudi un po' tutta la squadra comunque, perché effettivamente domenica è stata una grande partita, una grande vittoria da parte nostra. Di Pietro ha fatto due grandissimi gol, anche Catania che è qui presente con noi. Insomma è stata una partita bellissima, ha giocato bene, i ragazzi erano concentrati, vogliamo questa finale a tutti i costi, stiamo in semifinale, incrociamo le dita e speriamo di arrivare in finale. Ecco, sentiamolo Catania, vediamo anche quella che è la sua opinione su questa partita, ma anche in particolare nel dettaglio, che compagno di squadra è il presidente Castaldo? Allora, il presidente Castaldo come compagno di squadra più che bene, perché fa gruppo, si impegna, si applica e soprattutto di compagnia. E la partita di domenica è stata il primo tempo combattuta, il secondo tempo siamo andati meglio, loro sono calati fisicamente, abbiamo trovato più spazi, è stata più facile. Comunque tutto sommato dobbiamo continuare così, ci dobbiamo impegnare ancora di più e già da domenica dobbiamo vincere. Senti, non posso non chiederti qualcosa sul mister, su Arturo Tontini, e lo conosci benissimo, come lo definiresti? Perfetto per il gruppo nostro, perché siamo un gruppo allegro e lui è molto allegro, soprattutto con noi lo seguiamo e speriamo di andare più avanti possibile con lui. Sentiamo se è dello stesso avviso Tommasi, il vicepresidente. Arturo Tontini, che uomo è nello spogliatoio? Beh, comunque come persona posso dire che è una persona squisita e una persona a modo. A livello calcistico credo che sia uno dei della zona, uno dei allenatori più preparati. Riesce comunque a impostare un discorso di squadra, riesce comunque a dialogare, averci un dialogo con i propri giocatori. Devo dire che lo hanno seguito per quest'anno, insomma noi abbiamo avuto un primo mister che era Massimiliano Garzia, che poi abbiamo sostituito in corso. Devo dire che comunque lui si è ambientato in modo completo con i ragazzi. Un mister ad alto livello sicuramente. Alto livello come quello dei tanti cosiddetti top player che sono arrivati all'Erclima, ricordiamo al primo anno a campionato di terza categoria, eppure sono tanti i giocatori di spessore che sono arrivati, eppure nel corso dell'anno ci sono stati dei passaggi un po' a vuoto che probabilmente vi hanno compromesso la lotta per il primo posto, che era ampiamente alla vostra portata. Che cosa è successo? Sicuramente la nostra prerogativa era quella, comunque sia, visto la rosa e lo sforzo che avevamo fatto per assemblare questa squadra, era sicuramente la vittoria finale. Noi diciamo nel periodo da dicembre e gennaio abbiamo avuto un calo, tra parentesi c'è stato la prima giornata di ritorno, forse un po' la partita contro la Glembo ci ha un po' penalizzato, perché eravamo andati lì per vincere. La Glembofalla in quel momento era in testa alla classifica, si è chiusa molto quella partita, la Glembofalla l'ha fatta con 11 giocatori dentro l'area propria praticamente. Noi abbiamo provato in tutti i modi ad attaccare, a cercare di portare a casa il risultato, questo non è successo. Probabilmente c'è stato un ritorno, uno scossone psicologico, io non voglio interpretarla così questa cosa, perché la flessione è partita proprio da quella partita lì, subito dopo quella partita lì. Siamo andati male per due partite, poi ci siamo rimessi in carreggiata e poi insomma siamo riusciti comunque ad agguantare il secondo posto, che credo che per una giovane appena iscritta non credo che sia male, insomma, tutto sommato. Quindi di questo siamo orgogliosi, ringrazio
tutti i nostri giocatori, perché sono stati comunque indispensabili per noi, come penso noi per loro. Ci hanno dato quello che hanno potuto, credo il massimo, come abbiamo fatto noi con loro. Sono fiero di quello che di come è andata l'annata, sono molto fiero. Allora, prima di proiettarci nel futuro che verrà, nel clima, avremo occasioni in questa lunga estate per poter parlare dei progetti ambiziosi dell'Air Clima. Siamo però arrivati a un momento importante per voi, ovvero i voti dei nostri talent. Voi siete i primi che verrete giudicati dai nostri tre opinionisti, a partire da Massimo Benedetti, dopodiché ci sarà il signor Cannata e purtroppo per voi Matteo Lupini. Ognuno di voi dare i voti, che cosa si aspetta? Io penso il mister De Benedetti era a vedere la partita proprio domenica scorsa, ci siamo salutati, il mister è una grande persona anche lui, molto educato, è una persona a moto. Credo che forse la pensa come me, il direttore ci siamo conosciuti già quest'anno, è una persona qualificata per il lavoro che fa e credo che anche lui abbia dato un voto positivo. Matteo Lupini è un po' un enigma perché tra le carte, il peso, è stato un nostro giocatore per un periodo di tempo, ci ha aiutato poco, cercava la fanciulla d'Anzio ma non l'ha trovata, forse anche un po' per colpa nostra, però penso che anche da parte sua ci sia un voto positivo anche da parte sua, insomma, per noi. Andiamo a vederli allora questi voti, Matteo. Ai ai ai, c'è un Matteo Lupini a dir poco sarcastico, andiamo a capire il perché di questi voti. Vai Matteo. Vado io. Allora, come potete vedere è un 5, meno. E riguarda soprattutto la mia esperienza come giocatore, per cui la fiducia è venuta meno, come è venuta meno la fanciulla d'Anzio. Poi con Tontini la voglia di giocare è venuta molto meno e il finale di campionato, un bel meno anche lì, non ci sta più di tanto. Quindi credo che la mia analisi sia corretta fino a un certo punto, ovvero... L'avevo preventivato, l'avevo appena detto, che Matteo Lupini forse pure un po' per risentimento, visto che Tontini lo ha escluso poi comunque sia dal gioco del calcio, è vero, quindi ha fatto da spettatore. Da Matteo forse mi aspettavo qualche voto in più, però va bene uguale. Mister Benedetti? Sì, il mio voto è la media quella, io do un voto altissimo perché cosa doveva fare di più la società? E la squadra Iorio Catania, che siete tutte e due 91 se non erro, e io vi ho conosciuto tantissimi anni fa quando giocavate allo Zodiaco e già da allora vedevo che eravate gente che avrebbe dei predestinati, una squadra, e non voglio neanche nominare uno che io conosco tanto bene. Una squadra del genere deve stravincere il campionato, quello non è un 4-2-3-1 perché gli esterni non partono mai, si gioca sempre per vie centrali, la linea difensiva è troppo bassa e tu stesso ti vai a schiacciare sui due play bassi se non sbaglio, c'è tantissima qualità, in quel girone lì dovevate stravincerlo a mio modo di vedere, ma questo nessuna critica nei confronti di nessuno, ci mancherebbe. Però c'è un bel otto da parte di Salvatore Cannata. Il mio otto poteva essere anche 10, no, perché c'è il presidente qui presente. Il mio otto non è quanto sul piano del gioco. Se andiamo a verificare che un pugno di amici l'anno precedente fanno del calcio amatoriale e per il primo anno si affacciano alla terza categoria con questo risultato, anche se è un secondo posto, è un ottimo risultato e io le auguro al presidente di continuare su questa strada, perché il calcio ha bisogno di questi personaggi, di un calcio pulito, anche se il calcio è un percorso tortuoso, per cui il mio 8 potevo dare anche 10, è un incitamento.
Benissimo, e con questo voto altissimo, questo complimento sincero, come sempre, quello di Salvatore Cannata, noi salutiamo i nostri ospiti, li ringraziamo di essere intervenuti qui al nostro PCS Summer. Ci sarà sicuramente modo di approfondire le tante iniziative che so che avete in cantiere per quest'estate e per quella che verrà. Nel frattempo noi andiamo a farci un giro qui per il Roof Garden per vedere che cosa bolle in pentola, quali sono i nostri ospiti. Bentornati ai Divanetti, parliamo di vittorie perché sono in compagnia del Torvaianica con il direttore sportivo Lorenzo Licata, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Invece alla mia sinistra, in rappresentanza di tutta la squadra, il capitano Peppe Chianese, ciao Peppe. Ciao, buonasera a tutti. Allora, il Torvaianica ha vinto il campionato di seconda categoria, non... ecco. L'hai appena saputo, hai vinto il campionato di seconda categoria. Allora, è vero, ufficiale. Ah, meno male. Ah, finché non alziamo la coppa ancora non ci crediamo, però è vero, abbiamo vinto. È possibile trovare un campionato più difficile di questo da vincere, secondo te? È stato difficile perché sono stati bravi tutti quanti i nostri competitor. Ad allestire squadre all'altezza della nostra, che era difficile. E quindi vincere è stato più soddisfacente. Hai parlato di allestire le squadre, tu in qualità di direttore sportivo hai fatto molto presto, diciamo che a metà luglio la squadra era praticamente completa. Come mai hai deciso di chiudere subito i conti senza parlare per adesso di quello che poi è stato l'intervento di dicembre? Perché è stata una cosa estemporanea a dicembre, si era creata una situazione per cui i ragazzi avevano voglia di iniziare a confrontare da noi e c'è stata un'altra voglia di andare a giocare da un'altra parte di altri ragazzi e si erano liberati dei posti, perché se Iuri, Navis, Faticanti e Aguilani non fossero usciti, Celiani, Seferi e Oliva non sarebbero entrati. E quindi è stata tutta quanta una cosa nata a dicembre e chiusa a dicembre stesso, senza cose dietro, sinceramente. All'alba della vostra vittoria però c'è stato un colpo, diciamo così, uno dei primi colpi è stato proprio il ragazzo che è qui con noi, Peppe Chianese, che è stato convinto d'estate da Lorenzo Licata a far parte di questo progetto, poi ne sei divenuto il capitano. Innanzitutto ti aspettavi di avere anche questa responsabilità e come ti ha convinto il direttore qui? Allora, parto dall'ultimo, con il direttore ci siamo visti un pomeriggio, lui mi ha chiamato e mi ha detto che aveva intenzione di portarmi a Torvaianica, ci siamo incontrati e insomma mi ha fatto presente che cercava un giocatore che diciamo si sposava sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche sia per quanto riguarda quelle proprio morali come me, quindi poi è stato facilissimo trovare l'accordo, insomma. Per quanto riguarda invece il discorso di essere il capitano, è stata una cosa che è venuta durante le prime partite, questo è stato poi soprattutto naturalmente poi il mister e anche tutti i ragazzi che poi mi hanno dato
mi hanno dato questa responsabilità. Poi, secondo me, poi la persona che poi più di tutte ha fatto sì che poi diventasse il capitano è stato proprio Riccardo Torri, che lui era diciamo l'ex capitano l'anno scorso, e mi ha detto proprio: no, tu quest'anno fai il capitano. E quindi poi sono rimasto contentissimo e sono contento di essere stato poi tutto l'anno. E chissà se resterai contentissimo anche l'anno prossimo, visto che su Facebook qualcosa abbiamo intravisto, si parla della conferma di Peppe Chianese, il punto di partenza del prossimo, della nuova squadra del Tor Vaianica. Ci confermi questa indiscrezione? Sì, sì, abbiamo già raggiunto un'intesa col direttore, sono contento, te lo dico qua senza nessun problema. Sono ancora un giocatore del Tor Vaianica. Poi naturalmente io il 30 giugno sono svincolato proprio da regolamento, perché ho lo svincolo automatico, poi sarà soltanto il dettaglio della firma, ma mi hanno confermato sia per quanto riguarda lo stare con il Tor Vaianica sia per quanto riguarda il ruolo di capitano. Speriamo di farlo bene e arrivare allo stesso punto di quest'anno, insomma. Allora, Lorenzo Licata, Chianese ce l'abbiamo, mi sembra di capire che il mercato sarà grosso modo, partirà dal confermare tutti i vostri big, ma c'è un big che va confermato prima di tutti gli altri. Vediamo se hai capito a chi mi riferisco. Quel big là è già confermato. Diciamo che parli dall'allenatore, spero. Assolutamente. Esatto. Sì, sì, Francesco ha fatto un super lavoro. È un orgoglio grandissimo che l'allenatore del Tor Vaianica è un uomo di Tor. La scelta del capitano è stata la scelta dell'allenatore, ma è stata una scelta del gruppo. E aver confermato per prima Giuseppe è segno che anche la società ha riconosciuto in Peppe quel valore morale che deve avere il capitano della squadra. E a ruota di Peppe anche Riccardo Torri, che sarà il prossimo al 100%, che riconosciamo con lui lo stesso ruolo di Peppe. Allora, un passo indietro per valutare la vostra stagione nel complesso. Siete partiti benissimo, subito vittoria con il Divino Amore, poi dopo due settimane la vittoria con il Tor San Lorenzo in casa. Avete avuto forse un rallentamento a metà campionato con proprio il Campoverde e il ritorno con la Virtus di Divino Amore. In quel momento avete pensato che la stagione si era compromessa? In quel momento abbiamo pensato che avevamo fatto qualcosa di sbagliato nella vestire la rosa. Non ho problemi a dire che non avevamo un portiere all'altezza del resto della rosa, con tutto che il portiere che avevamo era una bellissima persona, ma per il campionato che andavamo a affrontare serviva qualcuno che avesse meno primavere e più qualità a disposizione della squadra. Purtroppo, quando abbiamo allestito la rosa, non conoscevamo il campionato che andavamo a affrontare e purtroppo su alcuni campi soffriamo moltissimo alcune ruggini. E in quel momento pensavamo di aver perso tutto, invece poi è arrivato questo fuori classe che è Silvio Solimeno, dai valori morali indubbi, una persona fantastica che ci ha aiutato a vincere il campionato, e quando è arrivato Silvio Solimeno 14 vittorie consecutive è innegabile insieme al resto del gruppo. E sì, sono stati due campionati, il giorno d'andata e il giorno di ritorno abbiamo fatto 9 punti in più del giorno d'andata, sono tantissimi, ed era l'unico modo per vincere questo campionato. Ce l'abbiamo fatta, ringraziamo ogni giocatore di cui ha fatto parte di questa rosa, e credo che anche chi ha giocato 5 minuti quest'anno sia campione di seconda categoria. Allora, facciamo un piccolo gioco. Immagina questa scena: una pioggia torrenziale, un big match, una squadra di verde vestita contro di voi, cosa ti ricorda? La febbre, ci ho avuto la febbre per 3 giorni, sono stato tutto... Prima o dopo? Dopo, una cosa incredibile, c'era un mister Benedetti vicino a me a vedere la partita, che faceva il tifo per noi però. Dopo glielo chiediamo se è vero.
E beh, in quel momento sì, faceva il tifo per noi, questo è bene. Ed è stata l'emozione più grande del campionato dopo la vittoria, perché con Vincenzo Guidardone è nata un'amicizia e vincere contro un amico è più bello perché poi c'è stato lo sfottò e tutto quanto, ma una soddisfazione incredibile perché dopo quella vittoria dentro lo spogliatoio si è creato qualcosa che poi ci ha fatto vincere il campionato. Però soltanto chi era dentro quello spogliatoio sa di cosa parlo. L'assist è d'obbligo, quindi entriamo dentro lo spogliatoio e andiamo da Peppe Chianese. La particolarità di quella partita è che mister Salotti ha tenuto tutti voi sulla corda fino all'ultimo, e ha fatto riscaldare tutti, nessuno di voi sapeva se avrebbe giocato o no. È stata questa la tattica vincente a livello di carattere per voi? Sì, in quello era il momento classico in-out. Noi eravamo, se non sbaglio, terzi e se avessimo perso quella partita molto probabilmente non saremmo riusciti poi ad arrivare primi in classifica. Comunque dovevamo per forza fare un campionato di rincorsa per il secondo o terzo piazzamento. Ci siamo compattati, il mister ci ha fatto il classico discorso prima di una partita così importante, che comunque doveva essere la vittoria del gruppo, e anche appunto la cosa che hai detto tu, ci siamo scaldati tutti quanti, abbiamo fatto squadra, siamo entrati in campo umili e siamo riusciti a vincere una partita che era difficilissima sia per l'avversario sia per il campo, perché ci ricordiamo che era quasi impraticabile dalla metà del primo tempo in poi. Questa era forse stata la partita chiave con il Tor San Lorenzo, poi una grande cavalcata di vittorie fino all'ultima in casa con il Campoverde, che non è stata una passeggiata come poi può sembrare dal risultato finale, però una cornice di pubblico tutta per voi lì a festeggiare per il Tor Vaianica. Quali sono state le emozioni della vigilia? La vigilia è la classica partita che aspettavamo da tanto, era stata una rincorsa veramente che non mi aspettavo, come diceva prima il direttore, un campionato così difficile non l'avevo visto neanche in prima categoria l'anno scorso con l'Unico Mezia, perché c'erano 4-5 squadre che non mollavano, anche vincendo 7-8-9 partite consecutive ancora non stavamo neanche al secondo posto, quindi è stata una rincorsa continua e quando siamo arrivati contro il Campoverde finalmente era l'ultimo tassello e non potevamo assolutamente sbagliare. Forse proprio quella lunga rincorsa ci ha fatto stare un po' così sulle punte all'inizio, poi dopo siamo riusciti a sbloccarla con un calcio di rigore, prima uno, poi un altro, al secondo calcio di rigore abbiamo sbloccato e poi è stata veramente tutta in discesa e fa una grande festa. Lorenzo Licata, prima hai parlato dell'importanza della piazza di Tor Vaianica, ha detto il mister è di Tor Vaianica, quindi tenete molto all'appartenenza. Sì. Cosa vuol dire per Tor Vaianica, anche tu sei di Tor Vaianica, questa vittoria? Questa vittoria per Tor Vaianica dà una svolta all'ambiente sportivo di Tor Vaianica, perché crea sicuramente un'attenzione più alta verso il calcio, l'impianto sportivo e questa squadra che non era conosciuta, e abbiamo sdoganato un pochettino il ghetto del campo sportivo, ci siamo portati sulle piazze. E vincere nel proprio paese è qualcosa che ti dà molta più soddisfazione che da altre parti, e spero che chi è di Tor Vaianica apprezzi di più questo sforzo che è stato fatto, perché è stato fatto uno sforzo incredibile da tutto l'entourage della società, e la soddisfazione personale è vedere poi la domenica in piazza che c'è stata la festa, tante persone che hanno battuto le mani a questi ragazzi, quella è stata la soddisfazione più grande. Tante premiazioni, un momento di condivisione importante per Tor Vaianica in occasione della festa dei campioni, sì, da voi voluta proprio per celebrare questa grande squadra. È arrivato il momento però di far valutare agli altri la vostra stagione, ovviamente voi siete molto soddisfatti, chissà se i nostri talent saranno della stessa opinione. Allora vediamo il giudizio di Massimo Benedetti, che però ci ha fatto capire Lorenzo Licata ha parteggiato in un certo momento per voi, quindi ci aspettiamo un voto positivo, poi vedremo Salvatore Cannata e ovviamente Matteo Lupini. Che voto ti darà Matteo Lupini, Lorenzo Licata? Spero che dia un voto equivalente al suo peso, così almeno so che, a parte che sono tre pesi massimi questi.
No, chiedo scusa, prima di scrivere il mio voto dovrei chiedere una cosa a Chianese, se posso, al volo. Assolutamente sì, vai Matteo. Peppe, mi puoi fare il verso del fringuello? Fringuello? Non lo conosco proprio come animale. Sono scarso in animalogia, si può dire così, proprio. Non lo conosco. Non so proprio cosa dire su questa richiesta di Matteo Lupini che ci lascia spiazzati. Mi dispiace, ma... Sono dottor Vaiani che non frequentano uccelli, non sono ornitologhi. Ornitologi sarebbe, non vorrei sottolineare. Se noi abbiamo vinto diciamo come ci pare, facciamo quello che vogliamo. Vabbè, a parte lei mi ha chiamato Mazzotin. Come dice un tuo mito, mi sei caduto sull'uccello, insomma, quindi... Non l'ha detto, passiamo, non cominciamo a dire, passiamo, ovvio, non è... Passiamo i voti che è meglio, vai Matteo, vediamo un po' come si sono espressi i nostri talent. Benedetti 10 con lode addirittura, Cannata 10 e Lupini un misero 3 con un asterisco che poi ci spiegherà che cosa vorrà dire. Benedetti. Grandissima stagione, 10 era poco, hanno veramente dato spettacolo, se non erro, succedono al Nuova Florida di 2 anni fa, ma con più vittorie e più punti, se non sbaglio. Che dire, Lorenzo, Francesco, grandissimi allestire questa rosa, i giocatori anche, qualcuno da bambino l'ho avuto anch'io di loro, quindi doppiamente soddisfatto. Uno anche l'ho sognato tante volte di allenare, che Seferi, però solamente sognato. Gli auguro a Lorenzo di vincere anche il prossimo campionato, perché sarà un campionato molto competitivo. So che già si sta muovendo e non ho dubbi che il Torvenica sarà protagonista anche nella stagione a venire. Salvatore Cannata. Perché non ha dato la lode allora? No, vediamo così. Cosa manca? Cioè, il voto è 10, il lode è una cosa fuori quota. No? Cioè. Torbaianica è quella società che è partita con i dovuti pronostici. Alla composizione del girone già si era preventivato che non poteva fallire, una società che ha investito. Chi semina raccoglie, sarebbe stato il contrario se avesse mancato l'obiettivo. Una squadra perfetta, composta nei particolari in tutti i ruoli. Se c'è, io non so se qua Benedetti o chiunque altro, ditemi un ruolo dove è scoperta questa squadra. Ha espresso un gioco collettivo, l'esperienza, l'innesto di qualche giocatore che ha molto avanti con l'età, però che fa sempre il suo apporto. Per cui in sostanza non sei d'accordo? Vabbè, però da qualche anno, però non è che sono proprio. Vabbè, se parliamo di Chianese, io adesso perché non perché prese. Sì, però stanno dando dell'anziano in qualche società di qualche anno precedente faceva panchina, come sembra però la sua esperienza perché ha le mie stesse età, quindi ci sentiamo chiamati in causa. Cioè, questi innesti, però ripeto, erano partiti col pronostico di vincere il campionato. Matteo Lupini, ti sei voluto distinguere, cosa dici? Allora, innanzitutto specifichiamo che il voto espresso ho dovuto mettere l'asterisco perché in realtà sarebbe 3 que ribadendo, anzi utilizzando soprattutto una dei tormentoni che ho trovato soprattutto nel gruppo del Torvaianica. Bella squadra, sì, si sente solite parole, però c'è un giocatore che non è stato mai messo in luce proprio qui l'anno scorso. Mi avete detto che era il giocatore rivelazione dell'anno, sto parlando di Ricciardo, quel povero cuore di panna di Ricciardo. E poi Io non vorrei dire niente, ma potevo entrarci anch'io nella vostra rosa. Lì sì che facevamo il botto, tutti i sensi. La faccia di Lorenzo Licata non sembra dare segnali positivi. No, più che altro mi sono sconvolto quando mi hai ricordato che Ricciardo me l'avevo dimenticato, Peppe, mannaggia, è l'unico che non ho chiamato ancora. Allora... La vedo un po' allupinato, tenga, ecco, già che ci siamo, lupino, questi lupino meravigliosi d'oro. Lupini d'oro. Pensavo di non meritarmi, questo è il mio primo lupino d'oro.
E speri che sia l'ultimo, proprio. No, se mi hai dato il giorno che ho vinto il campionato, va bene. Mi hai una fornitura di lupini ogni anno, visto che magari, portano... questo è un lupino vincente, no? Sì, questo è un lupino, ricordo, immerso nell'acido, tanto che poi sembrano patatine, come si può vedere proprio. Ringrazio Matteo Lupini, è l'ultimo premio che abbiamo ricevuto quest'anno, forse il più prestigioso, e speriamo per il meglio per l'anno prossimo. La gioia incontenibile di Lorenzo Licata per il premio dato dal nostro Matteo Lupini, ecco, se ne libera platealmente, se ne libera, ecco, magari adesso mandiamo Matteo Lupini a recuperarlo, perché penso che vorrà consegnarlo anche ad altri. Non me lo porta via. Non mi sembri molto attaccato al premio. Ammazza, proprio complimenti. Noi ringraziamo. Ti ringrazio, Lorenzo Licata. Posso dire l'ultima, l'ultima cosa? Sì, Salvatore. Su Lorenzo Licata, che io ho seguito poche, pochissime partite, perché ho seguito altre squadre. Però bisogna dare merito al direttore sportivo. Non è solo direttore, è tuttofare, è un padre di famiglia. L'ho seguito anche spesse volte sui social network e spesse volte lasciato anche da solo. Diamo una mano al direttore. Noi ci fermiamo, facciamo un in bocca al lupo per la prossima stagione. Ci vedremo sicuramente per approfondire il discorso calciomercato e restate con noi per conoscere nuovi ospiti. Happiness is
Bring me
Allora, un altro momento particolarmente significativo della nostra serata di PCS Summer è venuto a trovarci un rappresentante di alto livello del mondo dirigenziale del calcio dilettantistico territoriale. La sua esperienza al Dragona Calcio si è appena conclusa, è qui con noi Raffaele Giannetti. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, direttore, come ho appunto appena detto, l'esperienza al Dragona si è conclusa. Per quali motivi e che tipo di esperienza è stata? Beh, è stata un'esperienza sicuramente fantastica. Si è lavorato bene, secondo me, per 2 anni. Per 2 anni abbiamo conseguito il piazzamento per disputare la Coppa Lazio. E devo ringraziare veramente tutti i componenti della società perché mi hanno permesso di lavorare in condizioni veramente ottimali. Ringraziamenti d'obbligo, ma ringraziamenti che anche sentendo tantissimi dei ragazzi della Rosa del Dragona vanno appunto a lei per aver operato in maniera davvero significativa in un settore come quello del mondo del calciomercato, no? A questi livelli, in queste categorie non è sempre facile portare i cosiddetti top player in squadra, eppure lei ci è riuscito in grande misura quest'anno al Dragona. I ragazzi, devo dire, si sono comportati in maniera encomiabile, sono stati bravissimi, si sono applicati, hanno lavorato veramente benissimo con Mister Bellei, il nostro condottiero, e ripeto, ci ha portato a un insperato quarto posto, prendendo la squadra da 12° posto, e di questo siamo felicissimi, insomma. Quello di Bellei è stato un ritorno dopo la bella esperienza dell'anno scorso. La prima parte dell'anno è stata affidata alle mani, alle sapienti mani di Nardi. Che tipo di figure sono entrambi questi due allenatori? Sono due grandi allenatori, conoscono molto bene la categoria, l'hanno vinta entrambi in passato. La differenza è maggiormente sul carattere. Nardi è un allenatore molto più riflessivo e Ivano Bellei invece è un allenatore vulcanico, direi, insomma. Comunque molto, molto preparati entrambi, tutti e due. Quest'anno è andato un po' ad alti e bassi, un Dragona che è partito probabilmente con tanti proclami, tanti giocatori di alto livello, tutti vi guardavano come la squadra da battere, l'inizio un po' in sordina, poi una grandissima cavalcata con una serie impressionanti di risultati utili consecutivi, con una costante, il famoso 3-0 del Dragona, giusto? Sì, è vero, abbiamo disputato un girone di andata con alti e bassi, come hai detto tu, insomma. C'è stato un problema di amalgama soprattutto, perché quando si cambiano così tanti giocatori poi è evidente, insomma, che nascono questi problemi. Invece nel girone di ritorno abbiamo fatto 11 vittorie consecutive che ci hanno portato appunto quei punti che ci hanno permesso di arrivare al quarto posto, perdendo il terzo posto nello scontro finale, diciamo così, a Fiumicino. Una bellissima partita che comunque il Fiumicino ha meritato di vincere. Ricordiamo anche l'importante avventura del Dragona proprio nella Coppa Lazio, con una conclusione un po' amara per un calcio di rigore contro lo Spes Fidoni. La Spes Poggio Fidoni è una grandissima squadra. Noi abbiamo avuto l'onore di incontrarla in casa nostra e l'abbiamo battuta. Siamo passati da un possibile 4-1 a un 3-2 che ha lasciato aperto comunque la partita di ritorno a qualsiasi tipo di risultato. Nella partita di ritorno abbiamo perso 1-0 su un calcio di rigore, diciamo, discutibile, però diciamo abbiamo perso contro una grandissima squadra che poi alla fine ha vinto la Coppa. Allora, per chi non conoscesse in modo approfondito la figura del direttore Giannetti, lei ha portato qui un opuscolo che ricorda la sua importante esperienza a livello federale. Se vuole fare un accenno su quella che è stata una esperienza di grande rilevanza, anzi se non soprattutto dal punto di vista sia formativo che umano. Certo, la DISE, l'Associazione dei Direttori Sportivi Italiani, in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti, hanno fatto sì che la figura del direttore sportivo dilettante prendesse piede. Hanno fatto questo corso, è stato ripetuto anche quest'anno, ed è un corso di grandissimo prestigio. Basta pensare, insomma, ai tanti personaggi noti, famosi, preparati che ci hanno tenuto le lezioni. E quindi ben vengono questi corsi per regolamentare un po' quella che è la Babele dei vari personaggi che operano nel mondo calcistico a vari livelli, più o meno preparati.
E lei ha raccolto quelle che sono state le sue sensazioni in questo libro. In una delle prossime serate noi approfondiremo i tanti temi, i tanti personaggi che lei ha raccontato, ma chiaramente questa esperienza l'ha aiutata anche a risolvere problematiche concrete di quello che è il calcio dilettantistico. Ad esempio, quest'anno il Dragona ha dovuto giocare al San Francesco d'Acilia, un campo di terra, un campo non proprio. Questo è uno dei problemi, così come è stato un problema anche l'assenza di un settore giovanile, giusto? Certo, le problematiche relative agli impianti di gioco, diciamo, che non appartiene solamente al Dragona. Questo è un limite, purtroppo, e diciamo, tra virgolette, che tante società si devono arrangiare per disputare dei campionati quantomeno dignitosi. La cosa che mi fa più rabbia è che Dragona, un quartiere di 30.000 abitanti, non ha un campo di proprietà, un campo sportivo, neanche in terra battuta, diciamo così. E la cosa che mi fa più rabbia è che gli amministratori locali non hanno mai pensato in tanti anni di costruirne uno. Quindi noi ci siamo arrangiati al San Francesco, impianto in terra battuta. Anzi, dobbiamo ringraziare anche il presidente dell'Atletico Acile che ci ha permesso comunque di giocare su quel campo. Ripeto, è una problematica che non riguarda solamente il Dragona e che andrebbe risolta al più presto. Quest'anno tanti giocatori di livello eccelso sono arrivati al Dragona. In tanti dicevano che ci sarebbe stato un problema di amalgama. Il tempo ha dimostrato che in realtà questo è stato un problema risolvibile con appunto la giusta alchimia tra le varie componenti, il mister, ma... ripeto quanto dicevo prima, tantissimi ragazzi hanno parlato benissimo di lei. Questo cosa può significare in chiave calciomercato? Che tanti ragazzi magari in un futuro prossimo o lontano vedranno in lei un punto di riferimento? Fa piacere che i ragazzi comunque parlino bene del proprio direttore. Non si sa se qualcuno di loro potrà seguirmi. Io spero di sì, perché si è creato comunque un rapporto anche di amicizia, perché no? Sono stati eccezionali e quindi può essere una cosa positiva il fatto che, non dico tutti, ma qualcuno mi potrà seguire anche in futuro, insomma. In una recente intervista sul nostro portale pontinacalcioshow.com abbiamo anche iniziato ad approfondire ho tentato di approfondire con lei i temi del calciomercato, definendola un nuovo mercato, no? Lei che lo fa, avendo lasciato il Dragona, diventerà inevitabilmente un nuovo mercato. Io so che qualcosa già bolle in pentola, ma presumo che lei non ci darà nessuna indicazione questa sera. Beh, io dico tempo al tempo, mi lusinga il fatto che tante società mi hanno contattato. Però sto valutando con calma, mi piacerebbe lavorare con un progetto serio, con persone serie. Questa è la cosa fondamentale, insomma, a prescindere poi dalla categoria. Se lei dovesse dare un voto alla stagione del Dragona, quale voto darebbe? Un voto sicuramente positivo, perché comunque raggiungere il quarto posto non è da tutti. Ripeto, ci sono stati degli alti e bassi, però penso che alla fine la stagione sia stata positiva. Vi siete confermati, ma vedremo se è della stessa opinione sono i nostri talent, i nostri opinionisti, i nostri valutatori della stagione del calcio dilettantistico territoriale. Partiamo da mister Benedetti, poi Salvatore Cannata e purtroppo per lei, direttore Giannetti, toccherà anche al voto di Matteo Lupini. Vedremo che cosa diranno. Lei quale voto teme? Ma sto guardando Matteo Lupini, però insomma è un amico, quindi... Mai fidarsi degli amici, direttore. Questo è vero. I voti sono arrivati, adesso Matteo Lupini mostrerà la sentenza. 1, 2, 3. Vai Matteo, spiegaci il perché. Non capisco il tuo voto cosa può significare. Allora, partiamo da mister Benedetti. Sì, il voto 9 è una media, diciamo, tra il direttore e la squadra. Al direttore do 10 perché ha fatto un miracolo portando lì a Dragona giocatori, è arrivato a un passo dal sogno per quello che riguarda la Coppa Lazio, e è una persona umile che sa il fatto suo, non ho dubbi che farà bene a prescindere da dove andrà. Signor Cannata? Il mio 8
il Dragona è una società che in questi ultimi anni ha solcato i vertici della classifica. È una società che non ha un terreno di gioco di sua proprietà, e su questo voglio lanciare un sassolino a questo quartiere. Facciamoci un campo, un terreno di gioco. Sono 30.000, un quartiere di 30.000 abitanti, affinché la federazione permette di fare dei campi in terra battuta. Ma facciamolo, dai, che i politici diano una mano, ecco. Per cui, e faccio tanti auguri a mister Giannetti di questa sua decisione, cioè, che io posso anche condividere, e gli auspicio tanti auguri per il futuro. E adesso tocca a Matteo Lupini. Che cosa rappresenta questo voto? Allora, innanzitutto, non è un voto, è una formula, come potete vedere, ed è la formula della relatività. Perché ovviamente, parlando della squadra, parlando dei giocatori, dell'alto livello dei giocatori, dell'allenatore, parlando anche del dirigente, che è lei, del direttore, dare un voto così alla stagione non mi sembra tanto giusto. E citando il mio amico Cannata, se i campionati sono tutti aperti, in questo caso il voto per me è tutto relativo. Che cosa avrei voluto dire? Matteo ha sempre ragione, insomma. Comunque, a parte gli scherzi, ringrazio mister Benedetti e il signor Cannata, perché la loro competenza comunque è nota, e speriamo bene per il futuro, insomma, per tutti. Io le do un consiglio: qualunque sarà il suo prossimo futuro a livello sportivo, non inviti mai Matteo Lupini, perché anche facendo riferimento alle sue origini so che c'è sempre un po' di scaramanzia. Matteo Lupini decisamente non porta bene. Beh, soprattutto quando fai il gioco delle carte. Lo vogliamo fare adesso? Fa un po' paura. Assolutamente no. Lo portate qui, sono tanto belli. No, glielo consiglio, direttore. Va bene, accetto il consiglio allora. E allora, dopo questo consiglio, dopo questa piccola parentesi di Matteo Alchimista, Matteo Matematico, non so più come definirlo, io ringrazio il direttore Giannetti di essere arrivato qui a trovarci, e vediamo chi altro farà parte di questa serata all'insieme del grande calcio dilettantistico. Don't hold back.
That's what you want.